Capita a molti venditori, specialmente a quelli che si occupano di telemarketing, che in questi ultimi anni è diventato decisamente molto poco popolare per via di una aggressione selvaggia al mercato da parte di molte aziende. Può succedere appunto che lavorando nel telemarketing si vada incontro ad una demotivazione causata appunto dagli insuccessi che si stanno ripetendo. A noi serve prendere l'esempio per valutare davanti ad un momento di scoraggiamento quale sia la decisione migliore da assumere, quella, in altre parole, più emotivamente intelligente. Allora prendiamo in considerazione questa situazione. Lavorate al call center di un'azienda di telemarketing, nelle ultime 15 telefonate non siete riusciti a vendere nulla. Come la prendete? 1. Mollate tutto e andate a casa per evitare l'ora di punta. 2. Cercate di inventarvi qualcosa di nuovo per la prossima telefonata e continuate a chiamare. 3. Fate una lista dei vostri punti forti e di quelli deboli e cercate di scoprire che cosa può essere a compromettere le vostre capacità di venditore. 4. Date una rispolverata al vostro curriculum. Secondo gli esperti della rivista di Psicologia e Neuroscienze Mente e Cervello nel numero di luglio-agosto 2006, la risposta emotivamente più intelligente è la numero 2. Ottimismo e spirito di iniziativa spingono a vedere gli insuccessi come sfide da cui imparare ed incitano ad andare avanti, cercando nuove strade, anziché a rinunciare, autoaccusarsi o deprimersi. Elencare le proprie qualità o difetti può essere un esercizio utile, ma la spinta a vendere tenderà a diminuire se non è stimolata attivamente, ovvero se anche in questo caso la risoluzione viene cercata più nella sfera razionale piuttosto che nella sfera emotiva, a cui invece appartiene la demotivazione che subentra a causa di alcuni insuccessi che possono essere risolti con l'ottimismo e con un rinnovato spirito di iniziativa.